Buongiorno e benvenuto in Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo, di oggi sabato 8 ottobre. Purtroppo sembra non avere fine l'abbruttimento di una quarantenne chioggiotta ormai conosciutissima per le sue performance folli dovute a un'inguaribile dipendenza alcolica. Ormai sono anni che le gesta della signora vengono puntualmente riprese e girano per WhatsApp. Le più famose sono quelle in cui prende a sberle la consigliera comunale Barbara Penzo durante un comizio di Salvini, un'altra in cui gira completamente nuda di notte per la fondamenta di Canal Lombardo. Oltre ad essere diventata una fonte di disagio estremo per l'anziana madre che poveretta non ce la fa più e per gli altri familiari, oltre ad essere a cadenze settimanali un problema di ordine pubblico, è diventata anche un vero pericolo, oltre che per se stessa, anche per le altre persone. Nel pomeriggio di ieri, venerdì, senza alcuna motivazione, ha iniziato a lanciare i tavolini e le sedie dell'osteria La Forcola di Fondamenta San Domenico nell'omonimo canale. La donna era completamente fuori di sé, totalmente ubriaca. Sono intervenuti i carabinieri e l'ambulanza che l'hanno poi portata in ospedale a smaltire la sbornia. La signora è un vero dramma cittadino, in tanti hanno cercato di aiutarla, parenti, amici, la stessa consigliera Penzo, nulla da fare. La donna, se non beve, sembra una persona assolutamente normale, ma quando inizia ad assumere alcol non capisce più nulla. Settimane fa aveva accettato di iniziare un percorso di recupero in una comunità, ma è rimasta pochissimi giorni. Noi facciamo di tutto per rendere accogliente il nostro locale, riferisce sconsolato il gestore Denis Crosara. Sembra un accanimento, oltre a dover recuperare tavoli e sedie, la settimana scorsa un ragazzo in bici elettrica bianca, ripreso dalle telecamere, camere, ha rubato perfino un vaso di fiori. Tornando alla donna, oltre ai tavolini ha cercato di buttare giù l'ombrellone. E se avesse colpito un bambino? Chioggia ovviamente non poteva mancare al Summit del Mare, anche quest'estate abbiamo cercato di coinvolgere i nostri cittadini, i nostri ospiti, organizzando anche una notte verde, perché è giusto sensibilizzare a questo tema della sostenibilità ambientale. Ieri al Lido di Jesolo, presso la notevole location offerta dall'Almar Resort, si è tenuto l'evento conclusivo del Summit del Mare Costa Veneta Green Lab. La mattina è stata dedicata all'apertura di 11 tavoli monotematici, trattanti temi che interessano tutte e 10 le località costiere venete, città dette a fisarmonica, in cui la popolazione aumenta esponenzialmente durante la bella stagione, per poi ridursi ai soli residenti durante l'inverno. Il tavolo riguardante Chioggia trattava la Blue Economy, il mare in litter, i rifiuti marini e spiaggiati di gestione finora difficile. I temi dei vari tavoli hanno spaziato dall'organizzazione sostenibile degli eventi alla valorizzazione della ciclabilità, ai percorsi naturalistici, alle spiagge senza fumo e tant'altro. Il riassunto dei lavori che si sono svolti è stato raccontato il pomeriggio a una platea da un palco su cui si sono alternati sindaci e amministratori, elencando ed illustrando le best practice che si devono attuare per arrivare agli obiettivi prefissi. Un undicesimo tavolo è stato affidato alle maggiori radio locali che hanno definito l'importanza della comunicazione se si vuole che il grande pubblico giunga a conoscenza degli intenti che le città costiere venete si sono prefisse di raggiungere. Intervenuti importanti ospiti, dall'eurodeputata onorevole Rosanna Conte all'onorevole Andreuzza, al senatore Raffaele Speranzon. Gli onori di casa sono stati tenuti dal sindaco Roberta Nesto, presidente della conferenza dei sindaci del litorale Veneto. Al termine della presentazione dei tavoli è stata presentata e firmata da tutti gli amministratori presenti la carta della Costa Veneta Sostenibile. Si è poi passati alla premiazione delle aziende o delle associazioni che sono state menzionate dai vari comuni. Per Chioggia sono stati premiati una sessantina di armatori che si sobbarcano l'impegno di raccogliere i rifiuti e le reti dismesse dal mare, rappresentati in loco da Elio Dall'Acqua e Roberto Penzo, Tanfa e Le Tenue. Una giornata dedicata a nuove progettualità che hanno dato risalto principalmente alla necessità di fare squadra e creare sinergie.
strategie, facendo sì anche che i tavoli diventino permanenti. Azzurra, siamo con l'assessora Elena Zennaro al termine della giornata dedicata al Summit del Mare, una giornata interessantissima a quanto abbiamo visto, piena di progetti, piena di buone intenzioni per il futuro. Una giornata veramente molto interessante e proficua, più che intenzioni, veramente fatti concreti. Al termine di questa splendida giornata di confronto tra i vari tavoli, tra i vari comuni, siamo arrivati a firmare la Carta della Sostenibilità, un patto, una dichiarazione intesa tra noi per far sì che in questo anno tutti si impegnino sul tema della sostenibilità e quindi a lavorare concretamente per migliorare ovviamente le nostre coste. Perfetto, allora adesso si passa dalla progettualità alla concretezza e si comincia a lavorare. Decisamente sì. Grazie infinite. Grazie. Se vuoi essere raggiunto dalle nostre news, seguici su WhatsApp, aggiungi in rubrica il numero 329-695-7138 e chiedi di restare informato, oppure su Telegram cerca Azzurra Network News. Siamo al termine del Summit del Mare per Chioggia Azzurra con l'onorevole eurodeputata Rosanna Conte. Queste vongole per le quali sta scadendo la deroga e c'è la Spagna che ce l'ha con l'Italia che vuole riportare la misura su quelle standard. Partiamo svantaggiati, nel nostro mare non cresceranno mai le vongole come crescono quelle della Spagna. Cosa si sta facendo a riguardo? Allora, devo dire che questa volta l'Italia ha fatto davvero bene i compiti, perché è l'Italia con la Commissione europea. Finalmente quindi hanno presentato delle ricerche scientifiche che dimostrano ulteriormente che gli stock sono migliorati rispetto alla deroga precedente utilizzando le tecniche che ci sono state concesse negli ultimi 2 anni. Quindi io continuo con la mia battaglia perché il problema degli spagnoli è una questione commerciale. Loro la mettono sull'ambientale perché la Commissione Pesca si occupa anche di ambiente più di commercio. Però il problema di questa volta è che si tratta di tutti i gruppi politici, quindi non ho soltanto una parte della Spagna, ma anche un'altra parte che le altre volte invece in qualche modo poteva appoggiarmi. Ecco, quindi questa è una battaglia che spero di poter portare avanti con le dimostrazioni, parlando anche con la Commissione, che hanno detto che mi sostengono, perché effettivamente le nostre vongole maturano a 13-17 mm e dopo a 22 sono già pronte, assolutamente pronte, mentre gli spagnoli, uno, prima non hanno voluto anche loro fare queste ricerche, perché potevano farlo anche loro per entrare nel commercio prima. Due, ne hanno talmente tante, a 25, che vogliono bloccare le nostre perché se no... Per smerciare le loro. Perfetto, allora ci tenga informati dei progressi che verranno fatti. Certo, già la prossima settimana, lunedì, io sarò in aula con la riunione dei coordinatori per l'atto delegato e quindi vedremo se ci chiederanno i 2 mesi, se ci chiedono un'obiezione immediata e vi saprò dire qualcosa. Grazie infinite.
in crescita, seppur di non molte unità, i casi di West Nile registrati e confermati in Veneto, dei quali 301 di febbre VNF e 164 della forma neuroinvasiva UNND, un totale di 465 rispetto ai 453 della scorsa settimana. I casi confermati nei donatori di sangue che vengono testati prima della donazione continuano ad essere 30. Rispetto alla settimana scorsa i decessi salgono a 20, uno in più. L'età media delle persone malate è di 83 anni, il 70% di questi sono maschi. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, sabato 8 ottobre, è la farmacia Al Mare in via San Marco. Vi ringrazio, vi saluto e se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Ciao a tutti!